Questo programma è offerto da Autotrasporti Pigliacelli, la flotta da Guinness, con la garanzia che movimenta il futuro, a Veroli Frosinone. Buonasera ai telespettatori di Teleuniverso, 27esimo appuntamento stagionale con Universo Sport, appuntamento interamente dedicato alla Lega 2 con un derby accesissimo che si è giocato domenica sera sul parquet del Ponte Grande e ha visto la vittoria della FMC Fiorentino. Di questo e di tanto altro delle prossime settimane parleremo con un parterre assolutamente d'eccezione. Si è spostato dall'altro studio, dello studio 5 di Teleuniverso, Marco Gabriele. Marco, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Il presidente della FMC Fiorentino, in tante occasioni, messaggi con i tifosi che interagivano con noi, che hanno interagito con noi durante la stagione, lo avevano chiamato. Eccolo qua, il presidente Vittorio Ficchi. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti. E poi a commentare il momento della FMC Fiorentino, le ultime tre giornate di regular season, il giornalista di Ciociaria Oggi, Luca Mancini. Luca, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Allora, Marco Gabriele, per te che conosci bene il presidente, come mi ha detto ieri alla fine della partita, ci crede veramente a questi playoff? Ma io intanto ci credo anch'io da tifosissimo, perché sono prestato indegnamente al basket, faccio semplicemente il tifoso incompetente, quindi mi dichiaro prima. È chiaro che ci crede, perché la passione che ci mette, anche le risorse finanziarie, contornato da tanto entusiasmo, da tanti imprenditori di Fiorentino, dopo la bella prestazione di ieri e soprattutto dovuto al fatto anche da una stagione che ha avuto degli alti e bassi legati a episodi sfortunati, ci deve credere, perché secondo me un pochino, scusate la presunzione, il Fiorentino si limiterebbe ai playoff. Presidente, qualche minutino di paura d'inizio partita, poi dal secondo quarto avete pian piano accelerato e dopodiché la vittoria è stata assolutamente meritata nella giornata di ieri. Sì, una partita dove siamo partiti un po' male, col fenomeno tirato. In attacco non brillavamo, in difesa non eravamo intensi, però eravamo lì, questo era l'importante. Ero sicuro però che nello spogliatoio Franco facesse bene il suo dovere, come realmente poi ha fatto, e quindi la squadra, devo dire che nel secondo tempo è stata un'altra squadra, difeso forte, in attacco siamo stati più lucidi, e praticamente quando abbiamo messo il naso avanti poi abbiamo gestito la partita come tutti avete visto, e credo che il Fiorentino abbia ampiamente meritato questa vittoria in questo derby. A 24 ore di distanza ti ripropongo la stessa domanda, presidente, ci credi ai playoff? Assolutamente sì, se non ci credo io non ci crede nessuno a Fiorentino, quindi io mi ritengo un motivatore, penso sempre positivo. In questo momento ovviamente siamo consapevoli che è molto difficile. Però crederci è legittimo, noi siamo contenti di crederci, perché ci dà anche quel pizzico di pepe che magari ci è mancato ultimamente nel nostro campionato, e quindi è giusto che tutti noi ci crediamo.
Per tutti coloro che volessero interagire con noi, il numero a disposizione è il 331 12 45 625, lo ripetiamo, 331 12 45 625, mandateci le vostre impressioni, messaggi per gli ospiti in studio. Luca Mancini, che FMC hai visto nel derby di ieri sera? È una buona FMC, una squadra che, come abbiamo detto anche ieri e adesso, è partita un po' piano, poi si è sciolta man mano con cammin facendo e ha approfittato anche di quella stanchezza che Veroli avrebbe patito, che avevamo un po' messo in preventivo, anche perché l'organico di Marcelletti era abbastanza ridotto. È una squadra che poi ha saputo mettere le mani sulla partita e portarla a casa anche con diversi minuti di anticipo. Quindi è una squadra che ha fatto ampiamente quello che naturalmente chiedevano società e soprattutto tifosi in questa sfida decisamente sentita. Avremo modo nel corso della trasmissione di parlare anche delle prossime giornate, di analizzare quello che sarà il cammino delle squadre impegnate per raggiungere l'ultima posizione in playoff. Iniziamo però da quanto accaduto nella giornata di ieri. Sentiamo i due coach. Iniziamo dal tecnico della FMC Ferentino, il primo straccio di dichiarazioni di Franco Gramenzi. Inizio molto contratti, soprattutto in attacco. Abbiamo poi sofferto anche un po' la loro difesa, come sempre. Poi piano piano ci siamo sciolti. Insomma, si era già visto nel secondo quarto qualcosa. Potevamo forse chiudere con uno scarto minore o magari anche in vantaggio. Però forse meglio così, perché siamo stati poi più attenti nel momento in cui siamo rientrati in campo. Poi da lì, nel terzo quarto, l'atteggiamento e le scelte sono state diverse. Abbiamo iniziato a giocare molto meglio in attacco. E anche in difesa, tutto sommato, abbiamo fatto buone cose. È chiaro che poi il rapporto è sempre all'avversario, magari non c'era Infante e questo ha potuto penalizzare un po' gli avversari. Tutto sommato le difficoltà, se sono venute subito, meglio ancora, perché poi riesci piano piano ad aggiustarti. Devo dire che tra le difficoltà iniziali hanno impiegato del tempo a entrare in partita sia Guarino che De Roy, che James. Quando loro due sono saliti, poi è salita tutta la squadra dietro. Sono i due giocatori che per noi hanno più minutaggio, insieme a Ekperegin, che era partito bene, però secondo me poi i falli l'hanno condizionato tantissimo. È stato parecchio fuori dalla partita, la 6 aveva l'influenza per cui non si poteva mettere, per cui poi abbiamo deciso di andare prima con Pongetti e poi con gli altri due. Però devo dire, poi lunghi il lavoro l'hanno fatto. James, rispetto al solito, rispetto ad altre gare, attenzione, rispetto ad altre gare, è stato molto positivo in difesa. Il terzo e quarto quarto, insieme a tutta la squadra, poi, ripeto, sia Guarino che lui hanno fatto sì che la squadra salisse. È chiaro che la prestazione di Casini è stata costante da quando è entrato e l'abbiamo volutamente fatto partire da dietro. Lui ci sta dando parecchio. Presidente, Franco Gramenzi è stato onesto nel sottolineare le mancanze in casa Primaveroli e in termini di roster la differenza si è assolutamente vista. In momenti diversi del match tutti in casa FMC Ferentino hanno portato il mattoncino. Guarino nel finale, Casini nel terzo quarto, Gurini nel quarto successivo. Direi che, insomma, la differenza si è vista nella giornata di ieri. Sì, ecco, va dato comunque atto a Veroli che aveva comunque una panchina corta, praticamente hanno ruotato in sette, quindi i nostri, tranne Basei che ha avuto un'influenza proprio nel pomeriggio, devo dire che tutta la squadra si è espressa a buoni livelli, a fasi alterne, perché Gurini all'inizio è entrato in quintetto, però ha un po' sofferto, poi però quando è rientrato ha dato il suo contributo. È vero che Casini è partito dalla panchina, però poi non è più uscito, ha fatto una grandissima partita, forse il migliore in campo. E quando sono poi anche saliti in cattedra Guarino e James, che sono un po' i punti cardine di questa squadra, è normale che la squadra è venuta fuori e si è espressa ai livelli che, per secondo me, le competono. Marco, sei uno sportivo da tanti anni, ne hai viste tantissime. La settimana della Primavera, una settimana difficilissima, i 4 punti di penalizzazione decisi in sede di Consiglio federale dopo la segnalazione della Comtech, si arriva a questo derby da ultimi della classe, come si fa a trovare le motivazioni? Motivazioni che comunque i giallorossi nei primi 25 minuti di partita hanno fatto comunque vedere. Ma io adesso, cioè, non vorrei che passasse che l'FMC Ferentino ha vinto contro un pugile suonato, perché, attenzione, intanto va detto che la FMC Ferentino è una neopromossa nella categoria,
Quindi incominciamo a riconoscergli dei meriti per la posizione che occupa, per quello che ha fatto quest'anno, per la soddisfazione che ha dato ai propri tifosi. Poi chi aveva più motivazioni probabilmente era proprio il Veroli. Abbiamo sentito anche delle parole del general manager che abbiamo avuto ospite qui da noi la scorsa settimana. Diciamo che una squadra che negli ultimi anni ha vinto 3 Coppe Italia, ha lottato sempre sfiorando 2 anni fa la promozione nella massima categoria, ritrovarsi a giocare il derby con una neopromossa, con la rivalità che c'è, era chiaro che ieri era l'ultimo obiettivo della Primaveroli. Quindi io, più che parlare, sicuramente hanno influito le assenze, sicuramente la settimana è stata difficile, però intanto dico che a causa del suo mal pianga se stesso, prima di tutto. Dall'altra parte sono stati bravi quei ragazzi di Ferentino, perché lo dicevamo prima a microfoni spenti, i primi 3 minuti non gli è andata bene una al Ferentino, poi hanno avuto la capacità di reggere i primi 2 quarti e di venire fuori, anche come ha detto il presidente, grazie probabilmente all'esperienza di Franco Gramenzi. Quindi io prima riconoscerei i meriti del Ferentino per la vittoria di ieri, poi i problemi di casa ad altri sono problemi loro. Luca Mancini, i giocatori fondamentali nella sfida di ieri, sicuramente Casini, ma anche un Allegretti che sta mostrando nelle ultime uscite anche una continuità fisica nel corso dei 40 minuti sicuramente migliore rispetto a quella delle prime uscite. Sì, una differenza che direi ha fatto vedere appunto il solco che c'è fra queste due squadre, soprattutto attraverso i giocatori in uscita dalla panchina come Casini e Allegretti, che sono state 2 scelte in corso d'opera fatte appunto dal presidente, 2 scelte che abbiamo anche qualche volta discusso, però insomma sono 2 giocatori che si stanno imponendo e probabilmente necessitavano di quel tempo per entrare sia dal punto di vista tattico negli schemi di Gramenzi, ma soprattutto per salire di livello sotto quello atletico, perché non dimentichiamo che erano reduci da una squadra che praticamente era esclusa dal campionato e quindi non giocavano gare ufficiali da un bel po'. È stata tutta questa la differenza tra le due squadre. Ovviamente la profondità di Ferentino ha fatto il resto. Prego Marco. Carlo, tra l'altro poi voglio dire, noi di Teleuniverso siamo stati i primi a puntare sul Ferentino, perché anche se il presidente ci ha fatto tirare un po' il collo fino agli ultimi giorni perché doveva decidere quale emittente televisiva dovesse seguire il Ferentino, noi abbiamo avuto ragione perché la leadership della provincia intanto se l'è presa il Ferentino. E caro presidente, devi sapere che Teleuniverso è la televisione più vista del Lazio. Contatti netti nel giorno medio a marzo, dati Auditel, 89.804. Quindi questo poi te lo regaliamo, questo foglio, così abbiamo fatto la scelta anche giusta. Tu soddisfatto della scelta che hai fatto. Anche perché, Presidente, anche in termini di messaggi e soprattutto anche quando veniamo al palazzetto, di gente che è contenta anche del fatto che la FMC Ferentino sia seguita anche giornalmente, credo che possa far piacere a tutti. Insomma. Sì, ma noi siamo molto soddisfatti sotto questo profilo mediatico di come è andata la nostra stagione, affiancati da voi. Devo dire che abbiamo avuto grande visibilità, grande rispetto, nulla da dire, insomma. E poi, insomma, alla fine... La conferma per l'anno prossimo questa, Carlo. Vediamo. Poi la rimandiamo registrata. Allora, entriamo ancora di più nel discorso derby. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni sulla partita di Franco Gramenzi. Ascoltiamo anche quelle del tecnico della Primaveroli, il primo straccio di dichiarazioni di Franco Marcelletti. È stato secondo me un bel derby, un derby molto intenso, giocato da entrambe le squadre con grande concentrazione e dedizione. Noi l'abbiamo condotto per 20-25 minuti, poi secondo me purtroppo è finita un po' di benzina, perché chiaramente avevamo le rotazioni ridotte, soprattutto in confronto alla profondità della panchina di Ferentino. Però devo dire, io insomma, nel complesso non posso fare e non faccio appunti ai miei giocatori, perché in questo momento hanno dato tutto quello che avevano dentro. Eravamo 6 più 4 ragazzini,
e quindi non era facile, insomma, giocare su questo campo in un derby contro una squadra comunque esperta come Ferentino, una squadra che ha una panchina molto lunga, che si permette per esempio di non utilizzare Basei, che per esempio con me l'anno scorso era un giocatore che giocava a Ustuni. Terzo quarto abbiamo, secondo me, aumentato troppo il ritmo, affrettato le conclusioni, cosa che invece non avremmo dovuto fare, perché questo poi ha permesso in alcune occasioni, non sempre, a Ferentino di correre. Chi ha visto la partita, chi è una persona onesta, una persona per bene, può solo dire che questi ragazzi hanno dato tutto quello che avevano dentro. In settimana ci siamo allenati da giovedì senza Infante, c'era l'aiuto dell'allenatore Ramondino, purtroppo, che doveva fare il decimo, quindi non è facile preparare una partita di questa intensità con giocatori esperti. Voglio dire, l'importante è che questo derby che rischiavamo prima, avremmo potuto rischiare di non giocarlo, l'abbiamo giocato, insomma, ecco, l'abbiamo giocato, abbiamo onorato, secondo me, i nostri tifosi che sono venuti a vederci, abbiamo il pubblico che è venuto, insomma, anche è stata una bella festa, secondo me, di basket per la provincia di Frosinone. Io penso che per crescere anche in questa provincia servono queste partite, no? questi momenti di basket importanti, con una rivalità giusta, però secondo me anche molto corretta. Ecco. Presidente, si arriva a 3 giornate dalla fine a giocarsi i playoff, l'ottava posizione a 4 punti, verrebbe da dire però peccato per qualche passo falso, sicuramente evitabile, che avrebbe consentito di approcciare a questo finale di stagione in maniera un po' più tranquilla. Sì, peccato, abbiamo fatto qualche passo falso di troppo, però ecco, si può stare. Mi rilascio un po' a quello che diceva Marco, è il nostro primo anno e quindi direi che qualche errore ci va concesso, se poi di errore si può parlare, perché alla fine c'è sempre un avversario in campo, quindi rispetto per loro che insomma, che abbiamo incontrato tutte squadre attrezzate, quindi non è che ogni partita è stata una passeggiata, cioè, sicuramente abbiamo fatto degli errori, ma abbiamo fatto anche grandi cose, perché in un momento della stagione abbiamo vinto magari partite che nessuno pensava che Ferentino potesse vincere, mi riferisco alla gara interna con Scafati, quando Scafati ancora non era quella di oggi, o ancora meglio con Pistoia, quindi la vittoria a Capo d'Orlando, e quindi nella bilancia direi che Ferentino in questo momento si colloca nella posizione che bene o male, non dico che ci aspettavamo, però che speravamo, perché a inizio anno, se qualcuno mi avesse detto a questo punto della stagione, decima posizione, peraltro vincendo 3 derby su 4 ufficiali, avrei firmato ad agosto, insomma. Quindi ritengo che noi abbiamo fatto il nostro. Si andrà dunque a Scafati per provarci. A proposito di Giuova Scafati, abbiamo in collegamento telefonico un amico, il tecnico della Giuova Scafati, Demis Cavina. Ciao Demis. Ciao, buonasera a tutti. Allora, come arriva la tua squadra? Sicuramente non un momento eccezionale per la tua Giuova a questa sfida. Il presidente Rossano, anche sulla stampa, vi ha invitato a fare del tutto per cercare di riconquistare l'ottava posizione, centrando 2 vittorie nelle prossime settimane. Sì, facendo un finale di campionato degno del valore della squadra, che purtroppo per la cronaca, nelle ultime 14 partite ne ha vinte 3, che ha perso lo smalto cammin facendo, e non è un caso che questo poi ha portato, come succede nel nostro lavoro, anche l'esonero di Maurizio Bartocci un mese fa, e al mio arrivo qui a Scafati, arrivo che è coinciso con 2 buone prestazioni, ma purtroppo dopo Iesi e Bologna, insomma, si è tornato un po' ai vecchi ricordi, purtroppo, e la squadra, soprattutto nelle ultime uscite e soprattutto nell'ultima Imola, non sta facendo, come dicevo prima, per quello che è stato costruito. Quindi il presidente Rossano, e così anche come patron Longobardi, giustamente, dico, ci hanno invitato a finire degnamente questo campionato, magari ancora con la speranza di fare un playoff. E fa bene la FMC Ferentino, Demis, comunque a crederci, anche in virtù del fatto che voi dovrete poi fermarvi, e anche il campionato dell'altra contendente, Trento, le prossime 3 giornate saranno sicuramente non semplicissime. Ma sai, io, questa è la mia
undicesima o dodicesima stagione in questo campionato, nei professionisti so che si decide tutto sempre nelle ultime giornate, addirittura nell'ultima giornata e nei minuti anche finali. Per dettagli si rischia di essere estromessi dai playoff, si rischia di farli, si rischia la promozione, come ecco, non è il caso di quest'anno, ma anche la retrocessione. Quindi è giusto che Ferentino ci creda. Tra l'altro Ferentino sta, a mio avviso, riscattandosi alla grande con un finale di stagione molto positivo. Sono contento per la società, sono contento per Franco e per Pierfrancesco, che sono miei due amici, ma al di là di tutto sta facendo veramente bene, quindi fa bene a crederci. Ovviamente, essendo io dalla parte opposta, cercheremo invece noi appunto di dare un sussulto in questo finale per farci ricordare, per far ricordare questa stagione in maniera diversa, e quindi ce la metteremo tutta. E Cavina, buonasera, volevo farle una domanda sulla scorta di quello che è successo all'inizio di questo campionato, quindi l'esclusione di una società importante come Napoli. Un esperto come lei, in previsione della prossima stagione, sì, quali sono gli accorgimenti che consiglierebbe a squadre magari giovani o comunque alle società che l'anno prossimo devono affrontare un campionato con una realtà completamente diversa, perché questo è stato un campionato anomalo? Beh sì, faccio anche una piccola parentesi, visto che andiamo nell'argomento, per il discorso Napoli, che io ho conosciuto perché sono stato quasi un mese a Napoli in attesa, con i nuovi proprietari, ovviamente non con la vecchia società, con i nuovi proprietari che tutt'oggi stanno cercando di comunque inserirsi di nuovo nel contesto della Lega 2. Su Napoli si sono dette tante cose, ci sono date un po' di responsabilità a destra manca, ma io dico che nessuno poteva prevedere quello che è successo. E quindi purtroppo se è stato di fronte a un campionato anomalo, però non c'è una responsabilità di uno piuttosto che dell'altro. Certamente il fatto di Napoli deve far crescere tutti, Lega compresa, la nuova Lega compresa, e porre dei paletti importanti. Io, come diciamo, sto dicendo da tempo, noi diciamo attori principali, i giocatori poi soprattutto, ma anche noi allenatori, dobbiamo pensare anche a relazionarci con la crisi che sta vivendo tutto il paese, tutto il mondo, e così anche le società. Quindi magari avere diciamo uno stipendio ridotto, dimezzato se vogliamo, non vogliamo fare adesso entrare nello specifico, ma che sia una cosa certa, uno stipendio certo, così come, per rispondere anche alla domanda, anche le società virtuose hanno bisogno di certezze, quindi chi parteciperà al nuovo campionato, visto che si parte da zero, dovrebbero essere comunque società sane, pulite, anche magari meno società, mi viene da dire, ma che siano società che siano tutte quante partono alla pari, e che non si arrivi alle brutte sorprese che ci si è trovati di fronte quest'anno. Ripeto, non ci sono delle responsabilità specifiche, perché è successo, però insomma l'augurio da allenatore, ma penso che sia anche un po' di tutti, è che si riparti con questa nuova Lega con delle certezze, con delle regole uguali per tutti e con delle società sane. Demis, grazie per il collegamento, grazie per la pazienza, in bocca al lupo per questo finale di stagione. Crepi il lupo, ciao Carlo, un saluto a tutti. Buonasera. Arrivederci. Presidente, prima di entrare nel discorso Scafati, collegandoci a quello che diceva poco fa Demis Cavina, il discorso legato al prossimo anno, Lega Gold, Lega Silver, il passaggio anche ad una forma di dilettantismo, questo potrebbe essere il giusto mix per evitare anche la moria di realtà importanti che c'è stato negli ultimi anni? Ma non so se questa è la soluzione al problema, perché alla fine passare a un semiprofessionismo o a un dilettantismo, sì, vuol dire non pagare più contributi, però per fare questo tipo di campionato devo dire che le società devono strutturarsi in una certa maniera, e quindi diciamo che la regola conta poco se si vuole fare le cose seriamente. Quello invece che dico è che tutti dobbiamo fare un esame di coscienza collettivo, ma tutti intendo noi gli attori e anche la federazione, perché bisogna capire il momento che le società stanno vivendo, che il paese sta vivendo, e quindi magari inserire delle misure che diano respiro alle società, perché magari pagare anche, forse un po' meno è meglio, ma anche se ci si rifre, ma in modo diverso, perché le rate che abbiamo noi
sono molto pesanti a volte, che si accumulano poi con stipendi e contributi, è normale che si arriva in dei mesi in cui magari si ha l'acqua alla gola. E quindi ecco, questo tipo di strumenti di snellire un po' la pressione finanziaria sulle società. Sentiamo cosa ci ha detto Franco Gramenzi sulla prossima partita di Scafati, sul finale di stagione dell'FMC Ferentino, in modo poi da analizzare anche i possibili incroci delle prossime giornate. Il secondo straccio di dichiarazioni di Gramenzi. Il campionato finisce fra tre partite, quindi noi abbiamo avuto un periodo di inizio stagione con grandi difficoltà tra infortuni e partite perse. Abbiamo riattraversato un brutto momento, dal momento che abbiamo cambiato, appunto, volevamo cambiare americano, poi insomma abbiamo avuto un attimo così, ci siamo fermati un attimo, abbiamo scelto Casini e quello è stato il momento dove abbiamo avuto più difficoltà, e probabilmente con qualche sciocchezza in meno oggi staremo a parlare di altro. Però ancora tre partite mancano, cerchiamo di giocarle tutte fino alla fine e poi vediamo, poi diremo quello che è stato il nostro campionato. Di sicuro l'accesso ai playoff mi resta difficile adesso scegliere il verbo, perché una piccola percentuale c'è e quindi ce la lasciamo da parte. Ammesso che non arriviamo ai playoff, al di là di tutto sarebbe stato il nostro scudetto. Io l'ho dichiarato questo anche prima del derby, perché il primo anno di Serie A, se tu riesci a fare i playoff in un'esperienza nuova, in una società che sta crescendo e sta facendo di tutto per crescere nel miglior modo possibile, il risultato dei playoff sarebbe stato davvero lo scudetto. Probabilmente è impossibile, ma le percentuali che abbiamo sono minime. Però se chiudiamo con dignità vincendo altre partite, sicuramente abbiamo fatto una buona stagione, è sicuro. E da questa stagione possiamo io almeno apprendo tanto. Scelte, errori, perché solo quello che non fa nulla non fa errori. Quando devi scegliere continuamente sei portato a fare errori. L'importante poi è pian piano, con un pizzico di saggezza, in questa società c'è, si riesce a parlare e a comunicare con il manager, con la società stessa, col presidente, ci si siede a tavolino e si prende una decisione. Però ecco, essere a tre giornate dalla fine in una situazione del genere, ancora a poter contare, devo dire tutto sommato, questo può essere positivo, è sicuramente positivo. Ma guai se non fosse così, sarebbe grave, capisci? Ma chi è che non ci crede? Voglio dire, uno ci deve provare, ma perché è così? Poi lo sappiamo che è difficile, perché abbiamo fatto tante di quelle sciocchezze durante il cammino che ce le ricordiamo tutti. Quindi noi siamo capaci di qualsiasi cosa, purtroppo. Mi dispiace per il presidente, ma è chiaro che ci proviamo, andiamo a fare la partita e ce ne andiamo a giocare. Poi è chiaro che magari sappiamo che quello è un campo difficile, però troviamo la squadra in un momento di difficoltà, questo bisogna dire. Sottolineiamo, la tua presenza è stata molto apprezzata questa no, beh, sicuramente tra qualche familiare che ha scritto quel messaggio, assolutamente. No, io invece, allora, Franco Gramenzi per me è una persona che stimo moltissimo proprio dal punto di vista sportivo, è una persona molto schietta, quindi si prende le responsabilità, l'ha dimostrato, no? E secondo me devono crederci anche per un altro motivo. Io avrei fatto delle scelte diverse, più razionali, non avrei preso due giocatori da Napoli, avrei mandato via un americano. Presidente, scusate, no? Marco, stai pensando a Marco Gabriele come general manager? No, per carità, Andrei, no, io sono... Ci senti anche Betti, poi è per maloso, no? Avrei fatto cose completamente diverse, lo dico proprio perché secondo me, prima ho fatto la domanda a Coach Gravina, proprio perché bisogna iniziare a pensare quello che sta succedendo, che ormai da anni nel calcio sta arrivando anche nel basket, ma sta succedendo nella nostra società, non ci sono più risorse economiche. Allora io mi chiedo, ieri la panchina del Veroli era composta da sei ragazzi, però solo due erano di Veroli. Ferentino ieri sera Gramenzi ha dato una grandissima soddisfazione a tutta Ferentino, ha fatto esordire un giovane di Ferentino, però sono due società che purtroppo, per quanto fanno sforzi, non hanno un settore giovanile che deve essere per forza di cose la fucina per queste squadre, perché se si va nel dilettantismo, l'obiettivo di una squadra deve essere attingere in casa, non solo quella di poter comprare, perché Napoli non si ripresenta più quel triste episodio sportivo, perché non avere una retrocessione, presidente, correggimi se sbaglio, psicologicamente
ti libera e allora ti fa sognare. Allora ben venga Ficchi che vuole fare i playoff, che lavora, e da tifoso dico sono contento, però la programmazione è un'altra storia. Il settore giovanile del Ferentino quando è che inizia a crescere e fa veramente qualcosa di importante per essere, ripeto, lo zoccolo duro di una società? Perché poi è grazie a quello che si attirano sponsor, si tengono legate famiglie, tifosi, spettatori, no? Sì, quello che dici è corretto. Bisogna sempre poi fare i conti con la realtà che si vive, perché poi quando si fa una categoria come la Lega 2 con antagonismo è normale che quello, il nostro settore giovanile comunque è già in crescita rispetto all'inizio, insomma siamo già un passo avanti. È vero che per fare quello che dici tu però occorre molto tempo, molto lavoro, cioè il poter attingere a questi livelli e, ecco, risorse dal nostro settore giovanile forse potrà accadere fra 5 o 6 anni, perché noi per esempio abbiamo i 2000-2001 che sono ottimi. E stiamo ancora investendo sul settore giovanile, il prossimo anno faremo altre cose, ci stiamo spostando anche nei comuni limitrofi a Ferentino, lo faremo, però abbiamo voglia di investire, però sappiamo, siamo coscienti che è un lavoro molto lungo e faticoso. Non per questo giriamo indietro, però quando poi si fanno i conti con la realtà che è di fronte, non puoi deludere né le aspettative personali né quelle del contorno, e quindi è normale che nella nostra zona. Tanto con le immagini di ieri però ancora ti soddisfano, quindi giustamente meglio Casini, meglio Allegretti. Ma noi il mercato che abbiamo fatto, di fare quello che abbiamo fatto. Devo dire che il mercato che abbiamo fatto abbiamo fatto anche con un occhio al nostro conto economico. Lo voglio dire pubblicamente che tutte le operazioni di mercato che abbiamo comunque compiuto sono state fatte o alla pari o addirittura a risparmio. Quindi diciamo che per noi, noi abbiamo avuto delle plusvalenze, no? Nel senso che abbiamo ridotto il roster da 11 a 10 e per carità abbiamo fatto un mercato che non mirava più alla salvezza, perché ormai era acquisita politicamente, poi sul campo, però anche con un occhio al futuro, ecco, in prospettiva, perché abbiamo preso dei giocatori che magari ci possono tornare comodo anche il prossimo anno, e quindi l'abbiamo poi, fatto un po' in quest'ottica. Poi parliamo anche di cose importanti. Che stiamo scherzando, il vicepresidente, il main sponsor quest'anno ha fatto risparmiare anche un po' di multe, perché penso che l'anno scorso il monte multe era più alto, no? Francesco da una parte ce li dà, da una parte li prende, però quest'anno è stato più bravo. Una buona parte, sì quest'anno, ma matura anche lui, no? Quindi... c'è Mario Villani che ci sta seguendo e facendo con la testa di sì, quindi è stato bravo anche Francesco. Sì, ma devo dire che in alcune partite servono anche, ecco, le maniere forti, insomma, perché sennò alla fine poi... Allora io direi Presidente di vedere insieme se ci sono realmente qualche possibilità, le possibilità per la FMC Ferentino, anche guardando il prossimo cammino delle prossime tre giornate, se la regia è pronta, vediamo proprio la schermata. Per quanto riguarda i prossimi turni, Luca Mancini, speriamo che, la butto lì, speriamo che quel quoziente canestri non ribaltato con Trento non possa essere fatale per la FMC Ferentino. Quella sarebbe una beffa atroce, perché qua a Ferentino al ritorno mi pare che c'era un largo vantaggio, poi ci fu veramente un calo. E... Con i tiri liberi di James che avrebbero pareggiato proprio quello quanto accaduto. Sì, si rischiò veramente di pareggiare la partita di andata con lo stesso punteggio di quella di ritorno. Allora, mi sembra evidente che la maggiore indiziata a questo punto ad occupare l'ottavo posto sia Trento, perché Scafati deve riposare e per forza di cose, anche se ha due partite in casa, però ecco, l'ultima con Barcellona è uno scontro, perché a quel punto Barcellona teoricamente dovrebbe giocarsi il primo posto. Direi. Però scusa Luca, ma sbaglio, Brescia, almeno a memoria, credo che sia una delle squadre più forti che abbiamo visto a Ferentino. Sì, il Trento, l'ultima di campionato, cioè, incontra una squadra... Sì, però c'è da dire che Scafati gioca due partite e Trento ne gioca tre. Quindi... Io direi di inquadrare il discorso in questo modo, fermo restando che FMC Ferentino proverà a vincere giovedì prossimo il turno infrasettimanale. La corsa si deve fare su Trento, e Trento ha la trasferta di Iesi è a 20 punti, comunque proverà a tenere acceso il lumicino della speranza. Dopodiché andrà a Forlì,
una Forlì che è ancora in corsa per vedere, sicura dei playoff, per vedere da che posizione inizierà i playoff. Direi non è fantascienza ipotizzare che Trento possa perderne due delle prossime tre, Presidente. Sì, a noi glielo auguriamo. Può accadere, però, però noi intanto le dobbiamo vincere tutte e tre, perché se Trento ne vince una va a 26, se non sbaglio. E noi vincendo tutte e tre le partite andiamo a 26 e siamo comunque fuori per la differenza canestri. Sì, l'unica cosa che potrebbe favorire l'arrivo a tre con Scafati, Ferentino e Trento a 26. Però scusa Carlo, Bologna a 26 o 28? Bologna già 26. Quindi teoricamente Bologna sarebbe ancora raggiungibile. Sì, però se ne dovesse perdere tutte, perché Ferentino ha anche lo scontro. Credo che la casa interna, la gara interna a Bologna, insomma. Forse Bologna Imola, mi pare, vero? Non sì, è quindi... Però insomma, io credo che fare i calcoli, soprattutto in un campionato del genere, che paradossalmente, come dicevamo prima, senza retrocessioni, le squadre forse qualcuno ha smobilitato dal punto di vista dell'organico, ma dal punto di vista della, come dire, dell'approccio. Solo Trieste ha. Sì. Però dico, hanno dimostrato tutti di giocarsela su tutti i campi, questo va detto con grande onestà, la stessa Imola a Ferentino ha creato parecchi problemi, vinse con Barcellona e ha vinto anche con l'ultima partita, oddio non mi ricordo adesso, è proprio quella di venerdì proprio in casa con Scafati. Con Scafati Imola nel 2013 non ha perso mai in casa, ha fatto 6 quindi, su 6. Quindi ecco, insomma, è un campionato che... Su cui veramente fare pronostici è diventato impossibile. Comunque, è un calendario difficile per tutti. L'approccio giusto è quello di andare a Scafati, provarci. Giochiamo partita per partita, ovviamente per tenere alto il nostro morale. Poi se arriva un risultato positivo rende appunto frizzante questo finale di campionato, sale l'adrenalina e quindi questo fa bene a tutti secondo me. Sappiamo che è molto molto difficile perché non dipende solo da noi. Noi ce la metteremo tutta, però devo dire che se anche non ci riusciamo, insomma... Ritengo che il nostro campionato l'abbiamo fatto, non dimentichiamoci che noi siamo partiti per una salvezza e la salvezza l'abbiamo ottenuta, quindi se abbiamo fatto qualche errore... Vabbè, quella l'hai ottenuta all'inizio del campionato? Beh sì, secondo me Ferentino l'avrebbe ottenuta anche non politicamente, ecco, perché magari poi dopo l'infortunio di Righetti non so se avremmo fatto forse scelte diverse, però... Però voglio dire, essersela giocata alla pari con quasi tutti, cioè chi a Ferentino sono state forse Brescia, secondo me è stata quella che ha dimostrato un valore tecnico molto superiore a Ferentino. Il resto delle partite a Ferentino si è visto poco, che poi, tanta ecco, differenza. Ad esempio Brescia ha fatto una grande partita a Ferentino, ma noi a Brescia abbiamo fatto una nostra grande partita che magari se non fa il quinto fallo James e non ci si infortuna Righetti, poi con le conseguenze che ha riportato, magari noi la portiamo a casa quel giorno. Il rimpianto è per esempio per la partita di Brescia, per la partita di Imola in casa. Di Imola, di Trento. Abbiamo perso un paio di partite in maniera rocambolesca, però la palestra è questa, accettiamo il verso del campo. Presidente, abbiamo parlato prima anche con Demi Scavina dei problemi economici che ci sono anche nel mondo del basket. I tifosi dell'FMC Ferentino, anche tramite messaggi, ci chiedevano: ma il presidente Ficchi il prossimo anno una squadra la farà e sarà forte come quella di quest'anno? Cioè, se non la fa Ficchi, la squadra... Noi stiamo lavorando su quello del prossimo anno già da gennaio. In questo momento mi sento sereno, quindi ringrazio tutti i nostri sostenitori che bene o male sono da qualche anno sempre gli stessi, perché è vero che noi abbiamo fatto molti anni di DNA, ma abbiamo trascinato dietro tutti questi sostenitori, questi nostri comunque sponsor che ci accompagnano ormai da anni e che bene o male sono affidabili, e quindi magari arriva qualche nuovo sponsor, ne perdiamo qualcuno per strada, ma il nostro zoccolo duro è quello su cui ci basiamo, e mi sento di dire, oltre che ringraziarli, che Ferentino il prossimo anno farà una squadra e secondo me la farà anche meglio di quest'anno. Vediamo anche la classifica del campionato di Lega 2 in generale, in modo da poter fare anche una considerazione con Luca Mancini. Luca, anche la corsa per quanto riguarda invece le posizioni di vertice, notizia proprio di giornata con Pistoia che ha firmato
Un pezzo da 90 per il campionato di Lega 2, Diego Fardo, secondo te Barcellona rimane comunque la favorita per il primo posto o c'è ancora la possibilità per Pistoia? Per Casale la vedo difficile visto il turno di riposo forzato. Casale deve riposare all'ultima giornata mi pare, quindi è molto difficile. E Barcellona credo che rimanga comunque la squadra migliore. Quantomeno come organico, però mi sembra che abbia un calendario abbastanza difficile perché comunque ha un derby in trasferta a Capo d'Orlando che è sempre anche lì molto sentito, anche se Capo d'Orlando in quanto a infortuni e quant'altro non si è fatta mancare nulla, e all'ultima giornata va appunto in casa di Barcellona di una Scafati che dovrebbe comunque ancora giocarsi qualcosa a quel punto, ed è un campo molto caldo anche quello, quindi per il primo posto vedo leggermente favorita Pistoia, poi ovviamente i fatti mi smentiranno e accade l'esatto contrario come spesso capita in questo sport, insomma. Siamo quasi arrivati alla conclusione, ancora però qualche domanda. E uno dei leitmotiv dell'appuntamento di quest'oggi è stato proprio anche il futuro in un momento critico importante e un momento economico importante. Il tecnico della Primaveroli, Franco Marcelletti, nel corso della conferenza stampa ha spaziato anche su questo argomento. Ascoltiamoli insieme il secondo straccio di dichiarazioni di Franco Marcelletti. Come Ferentino gioca sul suo campo e chiaramente ha il suo pubblico, noi non so cosa sarebbe se giocasse anche loro, forse no. Noi abbiamo bisogno di tornare a casa per avere, ritrovare l'affetto del pubblico, la presenza del pubblico in tutti i sensi. Il presidente Zeppieri da una parte, il presidente Ficchi da un'altra parte, mettono i soldini di questi tempi sul tavolo e permettono di giocare in A2 piuttosto che in C2 o in Serie D. No, chi ama il basket, a prescindere, deve apprezzare questo impegno, questo lavoro che si fa e apprezzare il basket. È chiaro che io ho giocato, ho fatto tre finali scudetto, ho fatto l'Eurolega, ma sono contentissimo di allenare a Veroli questa, perché sono contentissimo di allenare una squadra che dà il 100%. Poi è chiaro che se alleni Fucca o Gentile o Spoda è un'altra cosa, lo so, Oscar, capisci? Però è lo stesso chi ama il basket, deve incominciare ad apprezzare questo. Quando, per esempio, a Frosinone, a parte appunto questi ultimi 3-4 anni di Verdi, in cui sono stati anche grossi sacrifici economici da parte di Zeppieri e dei suoi soci per fare un discorso di vertice che ha portato tre vittorie di Coppa, una finale, giusto? Adesso siamo in un momento, quest'anno è stata una stagione di ripartenza, si può dire, no? Senza scandalizzarsi, si è azzerato tutto, giusto? E non è, però c'è il basket a Veroli, e allora chi ama il basket e lo viene a vedere deve avere la soddisfazione di poter coltivare questa passione grazie a qui a presidente Ficchi, lì a presidente Zeppieri che mettono i soldini. Due realtà come Ferentino e Veroli hanno vissuto quest'anno per la prima volta nella storia del basket, io mi auguro anche in futuro, la bellezza di un derby. E questo che è bello, poi da qui si deve partire, secondo me, per andare avanti, per continuare. Poi che questa non è stata una stagione positiva, sono io il primo a dirlo, mi assumo la responsabilità, non c'è problema. Non trovo scuse o altri colpevoli, questo non vi preoccupate. Presidente Ficchi, in questa stagione uno degli aspetti sicuramente maggiormente positivi è stato l'apporto del pubblico, si è parlato sempre di uno zoccolo duro che a Ferentino è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà. L'auspicio è che anche per il futuro a Ferentino, come a Veroli, in realtà comunque importanti, possa esserci una cultura sportiva indipendente dal risultato. Giusto, fa bene Marcelletti a sottolineare il fatto che deve essere comunque apprezzato il fatto che ci sia una Serie A in Ciociaria, e non è cosa sicuramente scontata. Ma forse parlo per Ferentino, qualche anno fa nessuno pensava che a Ferentino potesse arrivare la Serie A, forse nemmeno io, ecco. E quindi va apprezzato in assoluto il fatto che ci sia una pallacanestro di altissimo livello in Ciociaria, e credo che però la gente col tempo
stia assumendo una mentalità diversa, insomma. Questo dipende anche molto da noi, perché la gente ci vede lavorare in maniera seria e quindi questo è importante. Ci segue con entusiasmo. Devo dire che Fiorentino sicuramente anche Veroli, perché fa questo campionato da 7 anni, quindi adesso un anno che è andato così ci può stare. Noi in DNA abbiamo fatto delle squadre per vincere il campionato e abbiamo fatto i play-out, oppure allora ci può stare un'annata storta, perché una società che fa sport ad alto livello per tanti anni non è che può, ogni anno può vincere o play-off o primo o secondo, ci può stare, insomma, ma bisogna anche guardarsi da dove venivamo, e quindi questo è importante. Vedete, quante delle scelte che ha fatto quest'anno sono già mirate magari al prossimo anno? Si è detto, per esempio, quando è stato firmato Allegretti, un giocatore già firmato anche in prospettiva, insomma. Partirei un po' prima, io partirei da Franco Cramenza e da Betti. Queste sono già due scelte che per noi sono una programmazione. Non dimentichiamoci, non diamo per scontate le scelte fatte inizio anno, insomma. Cramenza e Betti sono una scelta della società fatta in prospettiva futura, non solo per la salvezza di quest'anno o per fare un buon campionato, insomma. E questo già è una base di partenza solida. Ovviamente anche Allegretti, Casini, che sono anche esperimenti, perché Casini all'inizio ha sofferto, poi oggi si sta rivelando un giocatore fondamentale per l'economia della squadra, e magari si faranno delle valutazioni a fine anno. Abbiamo dei biennali con alcuni giocatori che, ancorché abbiamo il contratto, valuteremo, insomma. Però un'ossatura della squadra ce l'abbiamo, abbiamo degli under validi, sono convinto che più di qualcuno resterà con noi, con qualche rinforzo oculato non abbiamo bisogno di fare troppi stravolgimenti, insomma. Marco Gabriele, riferimento alle parole del presidente, general manager Betti e il tecnico Franco Cramenza, una base importante per programmare altre stagioni ad alto livello. Guarda Carlo, io devo paragonare per forza al mondo che ho conosciuto bene. Ci sono state delle società che, una volta arrivate anche in Serie A, l'unico esempio virtuoso nel calcio è il Chievo, che è arrivata e è rimasta lì. Credo che le parole, riprenderei quello che ha detto Marcelletti, le prime parole sono state: il Fiorentino gioca in casa. Allora, non voglio parlare di quello che succede in casa ad altri, però credo che Ficchi, il primo sforzo che ha fatto è stato quello di concentrarsi sulla possibilità di avere il palazzetto a disposizione. Va detto ai più che una programmazione fatta con una preparazione che doveva essere svolta su un campo esterno, invece è iniziata puntuale con le esigenze del tecnico sul proprio terreno di gioco, sul proprio campo di gioco. Scusate, il terreno è quello dove si gioca. Ricordiamo lo scorso agosto con i giocatori che si allenavano in campo e gli ultimi aggiustamenti che montavano, chi correva per fare finanziamenti, insomma, un po' di cose per realizzare questa cosa. Credo che lo sforzo maggiore per rimanere poi nella categoria debba essere quello della struttura, perché nel momento in cui c'è, oltre che naturalmente la disponibilità dell'impianto, qui ci stanno una serie di soci sponsor, li chiamerei così, sì, non so se quanto soci, sì, più sponsor che soci, forse solo sponsor, però affezionati, legati a livello personale di amicizia, legati da un certo rispetto che si è creato nel corso degli anni, che permettono alla società di poter programmare, che è l'aspetto più importante, perché mettere solo i soldi e dire vinco il campionato, poi succede che non succede il primo anno, succede al quarto, al quinto, al sesto, che i risultati non arrivano e ti trovi senza struttura, senza società, che i soldi sono finiti e si rompe il giocattolo. Fiorentino, io incrocio le dita, probabilmente, lo dico da tifoso, poi ce lo dirà il presidente, credo che prima un tifoso chiedeva, ma è vero che arrivano altri sponsor, io credo che, conoscendo Ficchi, gli sponsor li cerca anche la notte mentre dorme, pensa di qualcuno di poterlo coinvolgere per far tirare fuori dei soldi, ma non forse solo per mungerlo, per prendere poco subito, per creare una programmazione con queste persone che poi diventa un legame e permette alla società intanto di avere dei collaboratori, amici che fanno ancora il volontariato, perché c'è tanta gente intorno a questa società che si sobbarca anche spese, trasferte in proprio e lo fa con passione.
Questo soprattutto per il fatto che secondo me si sta tornando un passo indietro facendo il dilettantismo, può far solo che bene. E chi negli anni questo aspetto non lo ha curato, oggi non ce l'ha e lo deve costruire, quindi deve ricostruire la squadra e ricostruire la società. A questo punto della stagione, Luca, il fatto di avere due partite ravvicinate costringerà coach Franco Gramenzi a preparare in maniera diversa il match, o arrivati a questo punto bisogna comunque giocarsela sempre al massimo? Il riferimento è al turno del 25 aprile con la FMC Fiorentina impegnata a Scafati e poi la partita della domenica successiva contro Iesi. Ma io credo che a questo punto ormai si va così un po' avanti per forza d'inerzia, siamo arrivati allo sprint finale e insomma non c'è più quel tempo, si va avanti anche casomai le forze fisiche, soprattutto con quelle, ecco, con quelle mentali, con le grandi motivazioni che questo finale deve spingere ad avere la squadra. Questa piccola possibilità di playoff che bisogna coltivarla, però anche se non arrivassero comunque e migliorare questa posizione e cercare di arrivare il più in alto possibile. Sarebbe una gran cosa anche quella. Siamo strettissimi con i tempi, ultimi minuti. Sempre Luca Mancini, la porta dello spogliatoio della Giuova Scafati quest'anno è stata abbastanza girevole, direi. Scelte sbagliate, anche qualche scelta in riferimento per esempio a quello alla scelta di Massimo Bullera d'inizio anno, una squadra sicuramente in grossa crisi. Dov'è che secondo te la FMC Fiorentino dovrà tentare di vincere la partita? È proprio su questo, secondo me, sul fatto che parliamo di una squadra molto discontinua, che mi pare abbia perso le 11 partite delle ultime 14, se non andiamo errati. Nelle 12 partite del girone di ritorno ne ha vinte soltanto 3. Quindi 9 su 12. Un dato davvero, davvero incredibile. Se parliamo di una squadra, se ricordiamo che quando venne a Fiorentino era una squadra che era ai vertici. E si parlò addirittura di Impresa di Fiorentino all'epoca, che batté insomma una grande. Soprattutto una squadra che pensava con Cavina di cambiare registro. Evidentemente sono i giocatori. Sono i giocatori, sono stati fatti evidentemente degli errori in sede di programmazione, capita. E adesso questa squadra si ritrova qui a combattere per l'ultimo o al massimo il penultimo posto della griglia, quando evidentemente a inizio dell'anno ci si prospettava qualcosa sicuramente di meglio. Marco Gabriele, abbiamo il TG che incontra. Sì, solo una domanda al primo tifoso della squadra, deve fare un pensiero ad alta voce, non si fa un dirigente, un tifoso lo fa. Un pensiero su quello che secondo me è stato proprio il numero uno di quest'anno, su Guarino, un pensiero ad alta voce. Ma Ciccio ha sorpreso un po' tutti, perché è stata una nostra scommessa, posso dire, mi permetto di dire vinta, perché Francesco ha dimostrato sul campo quello che vale, e è vero, ha commesso anche degli errori, però ha trascinato la squadra, e l'ho dimostrato anche nel derby, è un ragionatore, secondo me playmaker come lui, gli italiani ce ne sono pochi, pochissimi, e non ha nulla da invidiare poi a quelli americani, almeno per quanto riguarda la tecnica, poi fisicamente ovviamente gli americani sono più prestanti, però Francesco... è un grande giocatore, e ha 2 anni di contatto con noi. E se li merita tutti, secondo me. Sì, ha meritato veramente, merita tutto quello che sta avendo, perché è un bravo ragazzo e poi molto attaccato alla società, ha dimostrato di essere un grande campione. Il TG incombe, vorremmo ancora fare tante altre domande al presidente Ficchi, magari speriamo di poterlo avere per una puntata di bilancio stagionale nelle prossime settimane. Vedremo, vi ricordiamo gli appuntamenti settimanali con la FMC Fiorentino, in questo caso il derby che andrà in onda domani sera alle 21.15 sul canale 612 del nostro gruppo, il canale Today, e poi mercoledì sera sempre alle 21.15, questa volta sul canale Ammiraglia Teleuniverso. Grazie a Marco Gabriele. Grazie a te Carlo, grazie all'ospitalità. Grazie al presidente Ficchi, e presidente, speriamo di tornare con buone notizie da Scafati. Ma speriamo, noi ci crediamo. Quest'anno devo dire una cosa, perché la voglio dire. Prego. Fiorentino quest'anno è veramente tanta lana.
i tifosi Amaranto e tutti gli appassionati dell'ambiente del FMC Fiorentino avranno sicuramente capito. Grazie a Luca Mancini. Grazie a te, Carlo, e buonanotte a tutti. Appuntamento a lunedì prossimo, sempre a partire dalle ore 22:10. Alla prossima. Grazie.